architetto, designer, scenografa, editrice, scrittrice e illustratrice. La protagonista di questa storia è una donna dal talento quasi illimitato, la cui visione del design era in egual misura generosa e intransigente. È riconoscibile per lo stile unico delle numerose illustrazioni architettoniche che ha realizzato nel corso della sua vita, più di 6.000. È nota per i suoi mobili e i suoi gioielli. La popolarità delle sue opere è aumentata esponenzialmente nel 2008 con la ripubblicazione di un suo catalogo risalente al 1993. Moltissime sono le mostre che le sono state dedicate. La Resistenza è stata un'esperienza che ha profondamente plasmato la sua comprensione dell'architettura, trasformandola in un'impresa politica e sociale, missione che la terra brasiliana, ben presto sua nuova casa, trasformerà in una nuova sensibilità, caratterizzata da una predilezione per testi taglienti, ambienti aperti ed edifici straordinari. Di chi vi sto parlando? Ma di Lina Bobardi, ovviamente. Dannati Architetti è la serie podcast che racconta in ordine cronologicamente sparso le vite dei più celebri maestri dell'architettura, spaziando da grandiosi progetti e geniali follie a gossip e curiosità. Che poi, ecco, non è la serie, cioè, sono io che ve li racconto. Io sono Chiara e sono l'autrice e la voce di questo podcast. Ah, già, dimenticavo. Sono un architetto. Alt alt! La puntata sta per iniziare e ci tenevo a fare una breve, velocissima comunicazione. Intanto vi ricordo che Dannati Architetti è su Instagram, @ Dannati Architetti Podcast, e non solo. Lo trovate anche su YouTube, nel mio canale personale, chiamato Archicomica. Vi anticipo questa cosa perché probabilmente spunterà anche qualche contenuto video in futuro, ma la vera notizia è un'altra. Prossimamente pubblicherò qui, sul podcast, anche delle puntate un pochino più veloci, quindi dedicate a personaggi minori, più locali, italiani e non, che mi avete tanto richiesto su Instagram. Quindi mi raccomando, perché presto arriverà Dannati Architetti Digest. Grazie per l'attenzione e buona puntata! Achillina Bo, detta Lina e coniugata Bardi, nasce a Roma il 5 dicembre 1914. È stata un'architetta e designer italiana, in seguito naturalizzata brasiliana, ma soprattutto è stata una donna molto in gamba, così in gamba da riuscire a destreggiarsi ed emergere all'interno del difficile panorama modernista brasiliano. Così testarda da riuscire a guadagnarsi e a rappresentare la faccia di una scomoda medaglia, quella di un'architettura contesa, sulla quale, dal lato opposto, era inciso a caratteri cubitali l'ingombrante nome di Oscar Niemeyer. Lina apprezzava l'arte fin dalla giovane età, ma quando decise di diventare architetto, suo padre, ecco, non accolse proprio a braccia aperte la decisione. Tuttavia, era proprio da lui, da quel padre anarchico, che aveva ereditato una certa sensibilità artistica. Enrico Bo, infatti, aveva avuto una vita costellata da tanti mestieri, prima proprietario di una fabbrica di giocattoli, poi grafico ed infine costruttore di buona parte del quartiere popolare di Testaccio a Roma. Fu così che l'indipendente Lina, come poche, fece di testa sua e si laureò nel 1939 all'età di 25 anni presso la Facoltà di Architettura di Roma. Una tesi scandalosa la sua, dal titolo Maternità per madri nubili, e discussa nelle vesti, per giunta prestate, poiché obbligate, ma lei giustamente non le aveva, di giovane fascista di fronte a due impettiti dal quanto sgomenti Giovannoni e Piacentini. Senza batter ciglio, Lina si trasferì immediatamente a Milano, dove iniziò la sua gavetta al fianco di Gio Ponti, con il quale collaborò sino al 43 alla rivista Lo Stile nella casa e nell'arredamento. Presso la capitale del design d'Italia, fu una delle fondatrici del movimento di studi per l'architettura, l'MSA, e presto si mise in proprio. Aprì infatti bottega assieme all'architetto Carlo Pagani in via del Gesù numero 12. Ma l'assenza di lavoro in tempo di guerra la indusse ben presto ad occuparsi più che altro di illustrazioni per giornali e riviste italiane come Tempo, l'Illustrazione Italiana e la rivista femminile Grazia, con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'abitare promossa dal movimento moderno. Assieme a Bruno Zevi e al collega Pagani fondò il settimanale La Cultura della Vita e collaborò anche al quotidiano Milano Sera, diretto da Elio Vittorini. Purtroppo lo studio dei due, di Lina e Carlo, venne distrutto da un bombardamento aereo nel 1943. È
Ecco, questo struggente evento scatenò la vena politica di Lina, la quale divenne un'attivista del Partito Comunista Italiano e ricoprì dal 44 al 45 il ruolo di vice direttrice di Domus, editoriale che le commissionò un importante viaggio in Italia, sempre assieme al socio Carlo Pagani e al fotografo Federico Patellani, per documentare e valutare la situazione del paese distrutto. Lo scempio che la guerra aveva riservato all'Italia portò Lina a partecipare al primo convegno nazionale per la ricostruzione a Milano, evento che le diede l'occasione di farsi portavoce e di mettere in guardia la gente da un'indifferenza sempre più dilagante da parte dell'opinione pubblica sul tema, e che per lei non riguardava solo la ricostruzione fisica del paese in sé, ma anche quella morale. Finita la guerra, sposò Pietro Maria Bardi, giornalista del Corriere della Sera, critico d'arte e gallerista italiano, con il quale nel 1946 si trasferì in Brasile. Alcuni scritti teorici di Bardi fanno di lui uno tra i principali propulsori del modernismo in arte e in architettura. Tuttavia, la figura di quest'uomo merita un approfondimento ulteriore, perché era, come dire, un personaggio scomodo, considerato antifascista dai fascisti e fascista dagli antifascisti, caratteristica curiosa visti i colori politici sbandierati da Lina. Pietro fu anche autore, nel 1931, della Tavola degli Orrori, un'opera provocatoria presentata alla seconda esposizione di architettura razionale che sbeffeggiava letteralmente le architetture fasciste. Si trattava di un collage di opere passatiste di Piacentini, Brasini, Bazzani e altri architetti ostili al movimento moderno. Questa sorta di sfacciato manifesto causò tensioni politiche tali da provocare lo scioglimento del MIAR. E sempre Bardi, nel 1933, fondò e diresse assieme a Massimo Bontempelli la cosmopolita rivista Quadrante, mensile di arte, lettere e vita, con il benestare finanziario di Mario Radice, Giuseppe Terragni e Virginio Ghiringhelli. La rivista funzionava da cassa di risonanza per la cultura architettonica razionalista di matrice astrattista, e grazie proprio a Quadrante, Bardi riuscì a tessere una vasta rete di rapporti internazionali, ospitando gli interventi di Le Corbusier, Gropius, Breuer, Leger e anche di Pierluigi Nervi, assieme al quale nel 1938 realizzò il progetto per il Padiglione della Civiltà Italiana per l'Esposizione Universale di Roma. Nonostante la politica di propaganda messa in atto dal regime fascista al fine di agganciare gli espatriati italiani in America Latina, Bardi, durante l'esposizione L'architettura italiana d'oggi a Buenos Aires del 1933, presentò un approccio alternativo ai movimenti concorrenti, a cavallo fra modernità e nazionalismo. Ma le conseguenze furono altre, e ben le conosciamo. Così, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Pietro, come altre personalità di rilievo legate al regime fascista, emigrò in Brasile assieme alla sua Lina. L'occasione per il trasferimento venne fornita dall'invito allo stesso Pietro da parte dell'intellettuale collezionista d'arte Assis Chateaubriand per un incarico di consulenza e direzione del nuovo museo d'arte della città di San Paolo, museo per il quale la moglie ricevette la commessa di progettazione. Il Museo d'Arte Moderna di San Paolo è senza dubbio il progetto più significativo di Lina Bobardi. Un gigantesco ponte di vetro appoggiato su due cavalletti in cemento armato precompresso dipinti di rosso, e sotto al quale si collocano una piazza pubblica ed un open space per le esposizioni. Il MASP, così chiamato, costruito fra il 58 e il 67, diventa il punto di riferimento assoluto della cosiddetta architettura brasiliana paulista, quella dalla vena più dura e brutalista per intenderci, e contrapposta al movimento carioca, più pulito, più formalmente estetizzato e di cui Niemeyer fu il più grande interprete. L'intramontabile Oscar, protagonista di una storia plurale, quella di una società che si raccontava attraverso edifici polifunzionali e griffati, progettati a servizio della popolazione ma anche seriali e concepiti mediante espedienti tecnici ed economici come la modularità e la prefabbricazione. Al contrario, la storia della Bobardi invece è più di nicchia e più spartana, più soggettiva ed individuale lei, più personale ed incentrata sulla figura emblematica di sé, l'identità di una donna che ha vissuto due modernità ai poli opposti dell'oceano e che da sola ha voluto raccontare il paese e la società che l'avevano accolta attraverso frammenti, fatti di architettura, di arte e di museografia, in un autentico dialogo tra culture che non prevedeva raffinatezze, ma il minimo impiego di mezzi, come l'utilizzo del cemento a faccia vista, le ipotesi di recupero ed un barattolo di vernice rossa. C'è un gusto di vittoria e di meraviglia nell'essere semplici. Così diceva Lina, e in quella che lei conia come architettura povera, separata dalla pretenziosità spesso associata agli intellettuali colti e che nulla a che vedere con l'arte povera,
Lina cerca di progettare un museo che incarnasse una sorta di architettura monumentale ma dalle forme semplici, costituite da solo calcestruzzo precompresso, senza abbellimenti, da soluzioni grezze ma efficienti, in grado di creare un'esperienza all'interno della galleria d'arte del tutto inaspettata e quasi scomoda. Un percorso che vede l'opera d'arte presentata in un ordine non cronologico, libera nella vuota pianta di ogni singolo piano e legittimata dal creare dissonanza tra la comprensione preconcetta dell'ordine e ciò che viene presentato. Interessante notare infine come il MASP sia stato completato un anno prima del concorso per il Centre Pompidou di Parigi. In questo celeberrimo progetto, che ho opportunamente raccontato nell'episodio dedicato a Renzo Piano, il concetto della grande piazza libera, flessibile, senza pareti, quasi miesiana in un certo senso, viene ripreso ed è innegabile un riferimento al Museo Brasiliano della Bobardi. Insomma, la seconda vita in Brasile rappresenta per la nostra Lina una sorta di quiete dopo la tempesta, perché in effetti è proprio calpestando questa terra che trovò finalmente la sua felicità creativa ed una sorta di pace interiore. Certo, con un marito così ingombrante in un paese straniero non fu facile per lei, ma alla fine diventò cittadina brasiliana nel 1951 e lo stesso anno completò la sua prima residenza, la Casa di Vetro, in quel di San Paolo, nel nuovo quartiere di Morumbi. Si tratta di una dimora personale, plasmata da quel razionalismo italiano che man mano andrà scemando nelle opere di Lina, che abbraccerà la cultura brasiliana a favore di un pensiero creativo più espressivo e che la vedrà cimentarsi con piante dalle linee curve più organiche, poi con diagonali, e che la farà toccare con mano materiali semplici, destinati alla vita di ogni giorno, sfuggendo abilmente all'irresistibile fascino del compiacimento estetico. Nella Casa di Vetro, costruita nel 51 come dimora per vivere insieme al marito, la struttura è un primo esempio di cemento armato applicato all'architettura domestica. Edificata su quelli che allora erano i resti della Mata Atlantica, la foresta pluviale che circonda San Paolo, la casa è stata la prima residenza nel quartiere di Morumbi e al contempo il primo tentativo di Lina di trovare un linguaggio più brasiliano a quel modernismo italiano che viveva ancora in lei. In dubbi, i riferimenti ad altre opere moderniste americane come la Farnsworth House di Miss Van der Rohe, la Glass House di Philip Johnson, le Case Study Houses di Charles Ray Eames, ma anche le case a corte di Rudofsky, esposte alla mostra Brazil Builds tra il 1940 e il 42. Ma più che una mera imitazione, un tentativo di contestualizzare l'ereditato modernismo nel tessuto del Brasile attraverso l'espediente delle forme locali, Lina sperava di incorporare le idee di base di quel design, dandogli un carattere moderno che celebrasse l'ambiente locale. E quindi se da un lato abbiamo l'invivibile vuoto retorico tipico miesiano che grida "Less is more" perché così è e non si discute, dall'altro abbiamo un dialogo amoroso fra l'esterno e l'interno in una casa tutta da vivere in cui gli spazi sono divisi con criterio e del tutto disponibili ad accogliere la vita domestica. La Bowl Chair, il più famoso degli oggetti di Lina Bobardi, fu disegnata specificamente per la Casa di Vetro ed è lì che trovarono posto gli unici due esemplari realizzati all'epoca. La casa si sviluppa orizzontalmente ed è costituita da lastre di cemento armato sostenute delicatamente da sottili pilastri circolari, concepiti a modi piloti, in modo tale da consentire al paesaggio di scorrere sotto l'edificio. All'interno la zona giorno principale è quasi completamente open, ad eccezione di un cortile che permette agli alberi del giardino sottostante di crescere e raggiungere il cuore della casa. In essa tutte le zone sono unificate dalla vista sulla foresta e dal vetro che scorre continuo, mentre la zona notte e le zone di servizio sono racchiuse da muri, poiché rispondono ad altre logiche funzionali. C'è da dire che in questo progetto, come in molti altri, non ci sono né aggetti né affacci diretti, infatti i pannelli di vetro si aprono orizzontalmente, senza alcun balcone che incoraggi le persone ad uscire. Per un architetto la cosa più importante non è costruire bene, ma sapere come vive la maggior parte della gente. L'architetto è un maestro di vita, nel senso moderno di impadronirsi del modo di cucinare i fagioli, di come fare il fornello, di essere obbligato a vedere come funziona il gabinetto, come fare il bagno, il sogno poetico, che è bello, di un'architettura che dia un senso alla libertà. Checché se ne dica, Lina fu un'architetta e una designer prolifica che ha dedicato la sua vita lavorativa, la maggior parte appunto trascorsa in Brasile, alla promozione del potenziale sociale e culturale dell'architettura e del design, affiancandosi in un primo momento agli architetti italiani più radicali ed interessandosi man mano al design vernacolare brasiliano, in modo tale da poter influenzare l'architettura moderna del paese.
Una progettista dallo spirito sicuramente combattivo, impulsivo ed irrequieto, costantemente animato dal necessario bisogno di sperimentare, come fosse un impeto incontrollabile, in cui impegno politico e sociale ed attività professionale sono inscindibili. Il pensiero architettonico di Lina è anche racchiuso nel nome della rivista fondata assieme al marito nel 1950, Habitat, una concettualizzazione dello spazio interno ideale, come appunto un habitat, da vivere e progettato per massimizzare il potenziale umano. Integrando e curando l'architettura ed il design in tutti i suoi edifici, Lina mirava a produrre significati comuni e a creare un legame tra le persone e lo spazio. Ha perseguito tale ambizione padroneggiando i processi artigianali e di fabbricazione al fine di rendere evidenti le qualità naturali e locali dei materiali e delle culture all'interno delle quali ha lavorato. Le collaborazioni con professionisti provenienti da diversi campi di interesse sono state fondamentali per costruire un corpo di conoscenza ampio e condiviso. È per questo che nel 1948, assieme al marito, all'architetto Giancarlo Palanti, che poi collaborerà con lei fino al 1951, e a Valeria Piacentini Cirel, responsabile della sezione antiquaria, Lina Bobardi aprì lo studio d'arte Palma a San Paolo. Grazie a questa collaborazione, la combinazione unica dell'iconico e del quotidiano fa parte di ogni pezzo. Ogni mobile viene costruito per compiere un mestiere specifico ed emerge potente da esso l'espressione di una filosofia di design generosa e totalizzante. Negli anni 50 Lina inizia a progettare sedute con struttura in metallo e schienali imbottiti. La più famosa, come già detto, è la Bowl Chair, ma nei progetti successivi, come la Roadside Chair, è molto più viva una certa ispirazione nei confronti dei design vernacolari studiati ed apprezzati durante i viaggi nel nord-est del Brasile. Questi pezzi di design sono semplici, poveri, ridotti alla crudezza dei materiali scelti, spesso legni nativi brasiliani dotati di una propria logica naturale. Il tempo lineare è un'invenzione dell'Occidente. Perché il tempo non è lineare, è un meraviglioso groviglio dove, in qualsiasi momento, possiamo scegliere punti e inventare soluzioni, senza inizio e senza fine. Nel 1955, Lina Bobardi divenne docente di teoria dell'architettura presso la Facoltà di Architettura e Urbanistica dell'Università di San Paolo e nel 1957 sarà anche autrice di un importante manoscritto, contributo propedeutico all'insegnamento della teoria dell'architettura. Tuttavia il suo modo di essere e di pensare sarà fin troppo avanzato e sofisticato per l'Accademia, che sul momento la escluderà dalla cattedra, per poi ritrovarsi a premiarla nel 1989, all'età di 74 anni, con una mostra dedicata al suo lavoro. L'impegno accademico di Lina, seppur breve, le permetterà di raggiungere facilmente una vasta rete di committenti, che una volta entrati in relazione con la sua opera le chiederanno di costruire per loro teatri, allestimenti, scenografie, progetti economici, concreti, efficaci, ma soprattutto densi di umanità. Tra il 1958 e il 1964 Lina si trasferì a Salvador de Bahia, dove insegnerà teoria e filosofia dell'architettura presso l'università. Questo viaggio rappresenterà per lei una sorta di esperienza immersiva che le permetterà di tuffarsi ancora più a fondo nella cultura e nella tradizione brasiliana. I progetti a Salvador si epurano finalmente dall'influenza del modernismo europeo e ricercano piuttosto le proprie radici all'interno del passato premoderno brasiliano. Prima fra tutti la ristrutturazione e la conversione del Sular do Nhao, ex zuccherificio adibito a sede del nuovo Museo d'Arte Moderna di Bahia. Si tratta del principale centro culturale di Salvador, il cui design si fonde perfettamente con la cultura locale, rendendo omaggio all'edificio del XVII secolo, ma allo stesso tempo aggiornando e ripristinando le strutture esistenti in modalità che non assecondassero l'aspetto più nostalgico né ignorassero il contesto. Bellissimo in questo progetto il contrasto creatosi fra la scala dalle geometrie astratte e la materialità tradizionale lasciata intatta. Tutti i progetti appartenenti agli anni Ottanta furono realizzati nel quadro del piano per il recupero del centro storico della città di Salvador, impostato proprio da Lina Bobardi, subito dopo la sua iscrizione nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Ne citiamo alcuni. Il Teatro Gregorio de Matos,
aperto al pubblico nel 1986 e nel quale domina la scena una scala elicoidale in cemento circondata da pilastri rossi. La Casa do Benin, un ponte interculturale fra Africa e Brasile, risalente al 1987. E il ristorante Coati, nel quartiere della Ladeira de Misericordia, costruito tra il 1987 e il 1990. Oltre all'ormai sdoganato utilizzo del cemento a vista, in questi progetti già si notano le aperture a forma irregolare, prive di vetri e di telai, caratteristica dominante di uno dei progetti più celebri di Lina, il SESC Fabbrica Pompeia, costruito tra il 1977 e il 1986 a San Paolo. Si tratta anche qui di una riconversione. L'edificio inizialmente aveva ospitato una fabbrica di tamburi e l'idea per la quale Lina venne incaricata fu quella di trasformarlo in un centro comunitario ricreativo. Il SESC, costruito dopo una dittatura militare durata 20 anni, artefice di un'architettura che non rispecchiava affatto la cultura brasiliana, grazie alla sua riqualificazione ha inviato una sorta d'onda d'urto a San Paolo. Nel 1982 fu svelata la prima fase del complesso. Lina aveva sfogliato l'intonaco e poi sabbiato le pareti per ritrovare l'essenza del grande edificio. Nel suo progetto combinava dettagli rossi e torri di cemento collegate da passerelle aeree, al cui interno i campi sportivi si sovrapponevano su più livelli. I pannelli di legno rosso che schermano le cavità scavate nei loro involucri di cemento o ancora lo specchio d'acqua che attraversa i magazzini riconvertiti sono solo alcuni scatti fotografici di quest'opera. Un'architettura che ti rimane impressa nella mente, che in qualche modo rappresenta la concretezza drammatica dell'esistenza. L'architettura è creata e rinnovata ogni volta che c'è una persona che la sperimenta. È la routine dello spazio pubblico che oggi fa dimenticare all'uomo la bellezza naturale del muoversi liberamente. Fra il 1980 e il 1994, sempre a San Paolo, Lina realizza l'ultimo progetto della sua vita, o forse il più impegnato ed impegnativo sul piano sociale, politico e culturale. Il Teatro Officina, costruito sulle ceneri di un edificio per uffici e riprogettato per un regista sperimentale, esso è concepito quasi completamente da ponteggi dipinti, come fosse davvero il set di uno spazio teatrale in continuo movimento, in cui lo spettatore che lo occupa è partecipe dell'atto scenico, senza confini fra lui e gli attori. Con quest'opera matura, Lina Bobardi concretizza finalmente quell'idea di architettura che aveva tenacemente inseguito per moltissimi anni. Un'architettura collettiva, un atto culturale che si differenzia dalla violenta imposizione della cultura di alcuni sugli altri, come fosse un individualismo arrogante. Un tema quanto mai attuale. Una sorta di antidoto contro gli eccessi comandati dai capricci del mercato e da un'architettura sempre più insipida e commerciale. Lina Bobardi era anticonvenzionale anche nelle scelte più intime e personali. Non ebbe figli, ma dedicò un decennio ad ogni suo progetto, che in qualche maniera trattò come un figlio. Lina la brasiliana, Lina la regina dell'architettura paulista, Lina l'artefice di quel brutalismo razionalista neosociale in cui la materia non solo definisce uno scenario aperto e condiviso, ma costruisce le fondamenta per una società libera e solidale. Lina Bobardi morì a San Paolo il 20 marzo 1992 all'età di 77 anni. Si è spenta nella sua casa di vetro, oggi sede dell'istituto che porta il suo nome. Lasciò i progetti per il nuovo municipio di San Paolo e quello per un centro culturale a Veracruz, ma soprattutto una moltitudine di disegni. Eh sì, perché Lina ha usato il disegno come linguaggio principale per comunicare i suoi pensieri e le sue idee al resto del mondo. Mentre si spostava verso pratiche e luoghi diversi, il suo stile si adattava al contesto che la circondava, portandola ad allontanarsi dalle rappresentazioni colorate tipiche dell'adolescenza e ad avvicinarsi, verso la maturità, ad un quadro sempre più analitico di osservazione e redazione. Amava i colori audaci, Lina, la coraggiosa Lina, ma soprattutto, attraverso il suo tratto gentile, ha animato storie e appuntato riflessioni, non perdendo mai di vista i semplici dettagli della vita quotidiana, che rivelava con grazia e con un tocco di tempera rossa.